della giornata. Vincenzo Manco, presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti, ente di promozione sportiva. Allora, cominciamo dal gioco d'azzardo. Il governo sembra assecondare una vostra vecchia battaglia, quella cioè dell'abolizione o comunque della restrizione quantomeno della pubblicità e dell'accesso al gioco d'azzardo. Sì, noi apprezziamo, diciamo, questa scelta di questo governo, perché la WISP, unico ente di promozione sportiva, quindi unico soggetto sportivo all'interno di un cartello molto più ampio, cui nel 2012 con la campagna Mettiamoci in Gioco partecipava appunto alla sensibilizzazione delle istituzioni, delle reti sociali a dire che è alta il gioco d'azzardo, avendo anche costruito e favorito in più parti d'Italia dei momenti anche di riflessione, di confronto sul gioco consapevole, sull'educazione al gioco da parte dei cittadini. E soprattutto, diciamo, a tutela dei minori? Assolutamente, soprattutto a tutela dei minori, anche perché noi abbiamo un nostro settore particolare che è appunto la struttura di attività giochi tradizionali, che attraverso l'educazione al gioco e quindi, diciamo, una funzione del gioco sociale che è legato allo scambio delle culture, alla conoscenza degli altri e al divertimento e al piacere della socialità, diciamo, determina nell'arco dell'anno anche una serie appunto di appuntamenti che mettono insieme i ragazzi delle scuole o, diciamo, momenti anche all'interno di piazze che vengono promossi dalle stesse amministrazioni locali, e la WISP è lì nelle piazze a promuovere il gioco consapevole soprattutto per la fascia di minori. Vediamo un tema più vicino forse proprio alle vostre competenze specifiche, cioè all'attività sportiva. Si sta ridiscutendo in questi giorni da parte del governo sulla figura delle società dilettantistiche lucrative, una questione che vi ha impegnato parecchio anche nella scorsa legislatura. Noi abbiamo addirittura promosso anche qui UCI nel panorama degli enti di promozione sportiva, non che gli enti, gli altri, non siano stati, diciamo, sensibilizzati, al netto di chi come centro sportivo invece ha scelto di cogliere, diciamo, il tema delle lucrative come un elemento di opportunità, tanto da portarlo anche a modificare il proprio statuto per poterle accogliere. Noi abbiamo proprio promosso una campagna "Se sociale non è lucrativo", perché crediamo che di fronte ad una dimensione dello sport nazionale che per il 95% prevede l'associazionismo sportivo di base su appunto fondamento volontario e quindi grande ossatura volontaria, abbiamo da sempre pensato, non in una, diciamo, pregiudizio ideologico, ma nel merito della situazione, che questo nuovo soggetto fosse un soggetto appunto dirompente e non utile se guardato soltanto ed esclusivamente dal punto di vista della fiscalità generale, non dentro una riforma di sistema dello sport in quanto tale. Quindi una netta separazione tra dilettantismo e sport invece che porta profitti? Assolutamente, assolutamente. Crediamo che il fondamento della pratica sportiva di questo paese, noi allora, diciamo, nei mesi in cui si discuteva il cosiddetto pacchetto sport in legge di bilancio, noi abbiamo definito anche un vero e proprio, diciamo, guanto di sfida nei confronti del volontariato sportivo, soprattutto di quelle AST che nelle periferie di ogni città del nostro paese diventano davvero una frontiera di socialità, di inclusione e di integrazione, con grandi difficoltà, diciamo, dal punto di vista anche economico per poter andare avanti a costruire occasioni di sport, di fronte invece a chi con la fiscalità di vantaggio lucrava di fronte ad un'attività sportiva. Anche in questa 18ª legislatura si sta mettendo mano al cosiddetto terzo settore, sia Camera che Senato hanno in corso delle audizioni, tra cui anche voi naturalmente tra i soggetti interessati. Si pensa a una nuova legislazione? Noi fino ad oggi ci siamo limitati, ieri siamo stati auditi, il nostro vicepresidente nazionale Tiziano Pesce è stato audito dalla prima commissione affari costituzionali del Senato, perché il sottoscritto era presente al Consiglio nazionale del CONI, e abbiamo posto ancora tutte le questioni aperte rispetto al correttivo del,
decreto 117, che è appunto il codice del che è relativo al codice del terzo settore, perché noi abbiamo bisogno ancora di armonizzazione normativa rispetto a tutto il tema della fiscalità di vantaggio, che è rimasta fuori dalla riforma del terzo settore per quanto riguarda le ASD, penso semplicemente alla 398 o al tema per esempio dei compensi sportivi e quant'altro, e quindi abbiamo chiesto in quell'audizione ancora una volta al Parlamento di farsi carico in sede appunto di correttivo di un intervento per poter armonizzare, per rendere le ASD o il sistema della fiscalità di vantaggio del terzo settore un elemento di opportunità per quanto riguarda il mondo sportivo, perché oggi di fatto non è, c'è un sistema di fiscalità di vantaggio nel codice del terzo settore che, come dire, è vantaggioso così non è per quanto riguarda il movimento sportivo di base, pur riconoscendo l'Istat il movimento sportivo italiano come circa un terzo dell'intero movimento del terzo settore italiano, quindi 300.000 soggetti del terzo settore italiano, circa 100.000 sono rappresentate dalle società sportive, e quindi ci abbiamo puntualizzato un elemento di forte contraddizione. Abbiamo fatto un accenno al CONI, diamo uno sguardo generale al momento attuale del mondo sportivo italiano. Ma guardi, noi continuiamo a dire a questo governo, a questo sistema sportivo, così lo abbiamo fatto, come abbiamo fatto anche nella precedente legislatura, che crediamo che sia finito il tempo di interventi a spot su quello che è il comparto sportivo di questo paese. Crediamo che la cultura sportiva debba essere agganciata con un'asticella che viene posta molto più in alto rispetto a quella che è la media oggi all'interno del paese, lo dico trasversalmente, quindi alle istituzioni, a politiche, al sistema sportivo CONI, alle stesse reti sociali. Per noi vuol dire semplicemente che è arrivato il momento di sedersi intorno a un tavolo, sono i famosi tavoli, come si dice, che si aprono nel paese, ma crediamo che dal 1942, rese istitutiva la legge istitutiva del CONI, ad oggi ci sia un grande bisogno, perché la domanda di sport si è trasformata, il sistema della pratica sportiva si è sostanzialmente trasformata, e c'è invece la necessità di fare un intervento per capire chi fa che cosa, chi pensa all'olimpismo, chi pensa allo sport di base, con quali risorse dedicate, qual è il sistema della rappresentanza e anche qual è il rapporto tra le politiche pubbliche, il sistema sportivo e il valore sociale che la pratica sportiva deve produrre, dai temi del lavoro a tutto quello che riguarda, come dire, la modernità, ecco, di una organizzazione sportiva in un paese civile come il nostro.